di far copiare. Ragazzi, tutto ciò è una pagliacciata e quindi facciamo i pagliacci. Prendete nota che vi do le soluzioni. Ho appena preso visione dei risultati delle prove invalse e ho notato che c'è una grande differenza tra le due sezioni per quanto riguarda i livelli di istruzione raggiunti. Una classe è andata benissimo, anzi è tra le migliori a livello della nostra provincia. L'altra invece è appena di sopra della media regionale. Professoressa Vittoria, lei deve impegnarsi di più. Io lo so che lei ci tiene molto all'insegnamento e soprattutto sono anche a conoscenza di quanto lei personalmente si prodighi nei confronti dei suoi alunni, ma mi creda, lei deve fare molto di più. E a questo proposito le comunico che ho appena iscritta ad un corso sull'uso delle nuove metodologie didattiche. Si tratta di 200 ore di lezione che si svolgeranno a Torino il sabato sera e la domenica mattina. Sì, vedo dalla sua espressione che tutto questo le creerà disagio, ma mi creda, è necessario che lei frequenti questo corso, anche perché, come dicono queste carte, il livello raggiunto dai suoi alunni non hanno nulla a che vedere con il livello invece raggiunto dagli alunni della professoressa Giacinta. A proposito, cara Giacinta, le comunico che ho già predisposto per lei una gratifica, del resto con i risultati ottenuti se lo merita davvero. Guardi, sono sicuro che lei farà carriera qui nel nostro istituto. Anzi, adesso mi viene in mente, ha mai pensato di sostenere le prove del concorso come dirigente? No? Ma guardi, Miglia Retta lo faccia, sa, la buona scuola ha bisogno di persone come lei. Essere onesti ne invalse la pena. Articolo 13,2. Il dirigente scolastico, sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 numero 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.